Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Hanno portato via il Signore, gridò Maria Maddalena agli apostoli la mattina di Pasqua. Sì, è stata un po' avventata nel tirare le conclusioni, ma forse proprio per questo sentiamo di assomigliarle. A molti basta guardare la cronaca nera di ogni giorno per concludere in maniera altrettanto precipitosa: ci hanno portato via il Signore, è sparito il Signore. Altri lo dicono con tono sconsolato, guardando la deriva di valori alla quale siamo costretti ad assistere. Dove sarà finito il Signore? Pietro e il discepolo che Gesù amava andarono al sepolcro a verificare quello che Maria Maddalena aveva detto. Ma il discepolo che Gesù amava arrivò prima, non tanto perché era più giovane, ma perché, sapendosi amato da Gesù, era l'amore che gli metteva le ali ai piedi. Ambedue entrarono nel sepolcro, ma il discepolo che Gesù amava, forse si tratta dell'apostolo Giovanni, vide e credette. Il Signore non l'hanno portato via, trafugato. Il Signore è risuscitato. Il migliore augurio di buona Pasqua per noi è che possiamo arrivare alla stessa conclusione. È il sapersi amati da Gesù Cristo che rende possibile il credere che Egli è vivo. Cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù, ci esorta San Paolo in questa solennità. Tra le tante, troppe cose di quaggiù che assediano il vostro cuore, che prendono tutta la vostra attenzione ogni giorno, fate posto alle cose di lassù, le cose di Dio, i valori che fanno respirare la vita. La fede e l'amore sono i primi tra questi. Allora ci accorgeremo che non è vero che ci hanno portato via il Signore. Non è vero che è assente dalla cultura di oggi, da questo mondo, dalla nostra vita. Non è vero. Questo lasciamolo credere a chi della Pasqua coglie solo la cornice, il pranzo, le uova di cioccolato, l'evasione e tutto il resto. Noi cristiani certamente non disprezziamo tutto questo, ma prima di tutto questo c'è la certezza che il Signore è risorto, vivo, presente, e che nessuno potrà mai portarcelo via, a meno che noi stessi, con la nostra indifferenza e superficialità, non gli diamo il ben servito allontanandolo dalla nostra vita. Ma allora a cosa si ridurrebbe la nostra vita? A partire dalla notte di Pasqua, i cristiani d'Oriente si scambiano questo saluto: Cristo è risorto, è veramente risorto. Queste espressioni non intendono servire a mettere fine a questa breve riflessione, ma a risvegliare in tutti noi la certezza più grande della nostra fede, quella che davvero ci aiuta a vivere. Cristo è risorto. Sì, ne siamo certi, è davvero risorto. Buona Pasqua. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.